bentornati sul canale Lead Lost in Tech. Non ci vediamo da diverso tempo, sono tornato e... sto andando a raggiungere la prima manifestazione con pubblico. Siamo pronti, parcheggio, fila, biglietto. La manifestazione si è svolta a Roma nella cornice del Palazzo dei Congressi all'Euro. Divisa in parte esterna ed interna, ha ospitato moto e auto customizzate e tanti gadget da far felice ai centauri a due ruote. Ovviamente è stata presente anche la possibilità di provare su strada alcuni modelli più o meno recenti. Io, non sapendo da dove partire, ho cercato di seguire una figura che mi ispirava molta fiducia e sono entrato nella parte espositiva coperta. Ovviamente non possono mancare loro. Una vera montagna di pelle e ferro, borchi e frange, di targhe e voglia di libertà. Poi ho addirittura visto un cuore incorniciato e un quadretto ricordo familiare con Gig Robot e Mazinga Z in versione Gold. Non è mancato nulla. E poi, ampio spazio alla sfrenata fantasia. Tra le tante pazzie ha catturato la mia curiosità un serbatoio arrivato direttamente dalla Marvel e dalle Stark Industries. Poi vabbè, una supermoto customizzata e aerografata da Dio, con tanto di accessorio relax incorporato. E poi lei, la prima e-bike elettrica di casa Harley Davidson. Anzi, signori HD, se vi serve una recensione, contattatemi. Mancabili gli amici a quattro zampe motorizzati. Ovvio che arte e creatività non potevano sicuramente mancare. Guardate ad esempio quest'artista come trasforma le vostre sneakers preferite. Veramente pazzesco. A proposito, mi sono dimenticato il tuo nome, scusami. Se vuoi posta il tuo account nei commenti. Ciao! E ancora, parola d'ordine, creatività! La cara e vecchia Norton, che moto! Ma secondo voi può esistere una manifestazione del genere senza una buona e sana simulazione su pista? Guardate che razza di simulatore è stato montato! Stai calmo! Eh sì, ma ho detto guardate il simulatore! E va bene, dai, andiamo avanti.
Ma ragazzi, ma dove state guardando? Ed infine a salvarlo l'intervento fuori campo di un amico, e anche per lui fatica terminata. Altra cosa molto interessante sono stati questi impianti hi-fi per moto. Avreste dovuto ascoltarli dal vivo, mostruosi e con un gran bell'audio. Promossi! Alla fine c'era tutto di tutto e per tutti i gusti, e si è finalmente respirata aria di voler tornare alla normalità. Siamo tornati in macchina, il kermesse abbastanza carino, organizzata bene, tante cose da vedere, gadget particolari che poi avete visto durante il video. Ripartiamo con un buon 6 e mezzo, sì, abbondante, tante cose divertenti, tante cose particolari e tante marche di rilievo che hanno esposto, ma più che altro, insomma, il tutto era un pochettino incentrato sulla customizzazione delle varie motociclette. Vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito e ciao a tutti da Little Lost in Tech.